Buonasera e bentrovati, cari amici di Focus 3.0, il mistero della vita. Bentrovati e ben arrivati nuovamente nel salotto di Anna. Questa sera nel salotto viene una cara amica, anche lei una persona un po' speciale, come tutti i nostri ospiti, graditissimi ospiti. Era da tanto tempo che dovevamo organizzare questa diretta con Anna Maria Bona e finalmente ce l'abbiamo fatta e quindi io adesso la faccio entrare subito nel salotto con noi. Eccoci qua, ben arrivata cara Anna Maria, Ciao, grazie. Anna Dicevo, carina. dicevo ai nostri amici che era da tanto tempo che dovevamo combinare di fare questa diretta, poi finalmente ce l'abbiamo fatta. Ecco, Certo, sono e molto quindi ben contenta di essere. arrivata. Ben arrivata Grazie. su Focus di nuovo. Ci siamo Grazie. visti la prima volta quando c'era anche la nostra amica Jo Alberti, che se ci sta Certo. seguendo salutiamo tutti. Tanti saluti anche da parte di Enrico Valentini, ben arrivata su Focus e tanti saluti ai nostri amici che vedo che stanno iniziando ad arrivare sia su Facebook che su YouTube. Allora, questa sera. Saluto tutti gli ascoltatori. Grazie di questo tempo che condivideremo. So che sarà molto bello ascoltare tutto e tutti i racconti delle tue esperienze, ma soprattutto quello che è, diciamo, un compito che principalmente tu svolgi adesso e soprattutto di questi tempi. Ecco. E vedo che i nostri amici sono già numerosi. Però aspetterei tanti saluti a tutti ancora e ben arrivati, soprattutto ai nuovi, perché abbiamo tanti nuovi iscritti. Ormai siamo una famiglia che cresce, 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 cresce sempre, ma noi siamo felici, no? Che siamo sempre più numerosi e poi sono sempre così molto partecipi i nostri amici. Allora, cara Anna Maria, cioè, la storia tua è molto interessante perché questa sera, come avrete visto dal titolo della diretta, ci occuperemo di un argomento che è da tanti anni, ecco, è un tormentone, anzi, no? È sempre stato un Assolutamente. cosa sono questi cerchi nel grano? Sono farlocchi? Sono veri? No, li hanno fatti apposta, hanno bluffato, abbiamo preso quelli che l'hanno fatti apposta. C'è chi dice no, no, sono delle cose, sono degli ologrammi che vengono fatti dall'universo, non vengono fatti qua sulla Terra. Insomma, questa sera scopriremo con te tante cose su questi cerchi nel grano, ma soprattutto scopriremo quelle che sono, diciamo, i cerchi nel grano, quelli più evoluti, insomma, tutti gli aggiornamenti e soprattutto la grande efficacia e tutto l'aspetto interessantissimo, per cui io vi prego, addrizzate le antenne molto bene, perché questa sera si parla di una cosa che è molto molto importante per tutti quelli che sono pronti a ricevere, ecco, questo tipo di informazione. Però credetemi che il lavoro che sta facendo Anna Maria Bona è un lavoro molto importante e se siete pronti a seguirla, perché sapete, ognuno ha le sue vibrazioni dentro, delle cose risuonano bene a qualcuno, ad altri no, no? Ma io vi posso dire che nel guardare il suo lavoro mi sono resa conto di quanto aiuto può dare questo suo libro così importante che voglio farvi vedere, ecco, ed è un libro che dovreste comprarvi se siete interessati a questi argomenti. Adesso ve lo faccio vedere, vediamo se ve lo faccio vedere meglio ancora, vediamo così, ma magari così riusciamo a vederlo meglio. Ecco, e questo è un libro che dovreste comprarvi e anche regalare perché è molto essenziale. Ci sono gli aspetti, vero Anna Maria? C'è l'essenza lì, c'è l'essenza, no? Cioè, andiamo Questo oltre. Ed è l'ultimo, ecco, è l'ultimo, stavo sì. per dire perché tu ne hai scritti tre sui Ne ho cerchi, no? scritti tre su questa tematica, sì, anche se poi un altro libro che si intitola Dimensione della gioia ne tratta anche parzialmente, però questi specifici hanno all'interno anche tutte le istruzioni e quindi come usarli, perché questi simboli vanno usati, questo è.
uno strumento meraviglioso. Adesso, quindi, allora, per gradi ci arriviamo. Intanto io volevo far conoscere anche un po' la tua storia, per chi non la conosce, perché è davvero sempre quel solito discorso che ogni tanto ci ritroviamo a fare, no? Che quando certe persone sono predestinate a fare certe cose, poi insomma nella loro vita succedono cose, ecco, no? Allora, tu eri una persona che si occupava della bellezza, in che modo? Nel mondo della moda, no? Della moda, poi successivamente il mondo della casa, quindi sono stata responsabile delle collezioni di un'importante azienda tessile proprio per la casa, che tutti conosceranno, Zucchi Bassetti sono le famose aziende Storiche, storiche, per cui mi certo. sono occupata per moltissimi anni proprio delle collezioni di queste due grandi aziende. E sono arrivata ai cerchi nel grano proprio perché ad un certo punto della mia storia ho deciso di realizzare una collezione ai cerchi nel grano e da lì si è aperto un mondo, per cui siccome ho cominciato a trasformarli per renderli stampabili chiaramente, quindi scegliendone una certa quantità da internet, all'epoca non si trovavano ancora le geometrie come si Sì, trovano adesso, quindi dovevano essere trasferiti dall'immagine rilevata dall'elicottero in geometria. Quindi c'era tutto un lavoro anche grafico non indifferente. notevole, certo. Assolutamente. E quindi da lì io pensavo di poter portare questa informazione, perché già ero un'appassionata da molti anni di cerchi nel grano, quindi non ero soltanto affascinata dalla loro bellezza, perché sicuramente sono anche molto belli, quindi molto interessanti dal profilo estetico, ma volevo portare proprio l'informazione intrinseca all'interno di essi, pur non conoscendo però la loro peculiarità, non pensavo ci fosse una differenza tra uno e l'altro, non comprendevo ancora questo aspetto. Quindi io mi immaginavo che a livello subliminale si potesse portare questa informazione, anche perché l'ultima immagine che noi abbiamo negli occhi prima di andare a dormire in realtà è il lenzuolo, il copripiumone, la trapunta, perché seppure lo sguardo vada in maniera, diciamo, non consapevole, però prima di abbandonarci nelle braccia di Morfeo, questa Certo. immagine arriva. E quindi immaginavo che potesse portare un'informazione da un'altra dimensione. Ma all'epoca non sapevo quale fosse questa informazione ancora. E da lì, siccome affidando la collezione da realizzare ad una delle ragazze che avevo in ufficio, mi accorsi che successivamente questa persona gli si innalzò la pressione arteriosa e subito naturalmente non pensai a un collegamento con i cerchi nel grano, pensai che avesse un problema di tipo personale, psicosomatico, legato alla morte del papà. Invece successivamente mi venne in mente proprio alla possibilità che ci potesse essere un'interferenza per aver lavorato per tante ore su queste immagini, anche perché in fondo questi bellissimi pittogrammi che vengono realizzati soprattutto in Inghilterra, ma ormai a livello planetario, arrivano e la persona che ne fruisce, chiaramente andando all'interno ci potrà stare un'ora, 2 ore, ma non è che ci sta moltissime ore. Invece in questo caso, lavorando a computer, la persona c'è stata parecchie ore, ovviamente, tutta una vita. Davanti Davanti a questi a pittogrammi, queste sono certo. 73 immagini che avevo selezionato e che venivano trasferite proprio per essere stampabili sul tessuto. A quel punto, all'epoca, incuriosita, mi fermai e andai a cercare informazioni proprio a chi ne sapeva più di me all'epoca. Quindi in quel momento usciva
quel meraviglioso libro di Adriano Forgione, Scienza e Alchimia Sì, dei ciechi nel grano. certo. Lo stava proprio presentando in quel momento, all'epoca, quindi andai alla sua conferenza, conobbi anche una ricercatrice americana che ha proprio un centro di ricerche a Milano, adesso non so se l'ha più, però all'epoca l'aveva. Quindi conobbi queste persone e chiesi a loro se, secondo la loro esperienza, i cerchi nel grano potessero interferire a livello fisico umano. Entrambi mi risposero di sì, però non sapevano in che modo potessero interferire. Cioè, dalle loro esperienze avevano sentito qualche testimonianza in tal senso, ma non sapevano in che modo, come potevano essere utilizzati. Ma a me quella informazione fu già sufficiente per poter Certo, ricercare. Cioè, a quel punto lì. energeticamente, certo. Sì, a quel punto io ebbi uno spunto importante, proprio perché ignoravo cosa ci fosse dietro all'epoca, non volevo interferire magari per fare qualcosa di non positivo, perché chiaramente in questo caso la ragazza aveva innalzato la pressione arteriosa, quindi io mi fermai, li portai a casa e da lì cominciai a studiarli, cominciai a usare la radiestesia, la radionica. E cominciai una catalogazione. E da queste 73 immagini che avevo, cominciai a selezionarne 25 che mi risultavano interagenti proprio sull'aspetto fisico umano. Gli altri invece mi venivano fuori altre caratteristiche, però io all'epoca volli proprio concentrarmi su questa tematica. E da lì successe per sincronicità qualcosa di molto particolare, perché arrivò un cerchio nel grano proprio dietro casa dove abitavo. E tra l'altro mi colpì molto questo, perché normalmente quelli che fino a quel tempo avevo seguito, vedevo che arrivavano in luoghi sacri, vedevo che in Inghilterra erano sempre luoghi in triangolazioni particolari, tipo Glastonbury, Stonehenge, Highbury, che sono tutti luoghi antichi, ma sacri. E quindi mi stupì moltissimo di un cerchio nel grano dietro casa mia, che Certo. non mi sembrava che avesse particolari, diciamo, caratteristiche sacre. E lessi questo cerchio nel grano, come avevo fatto con gli altri 25 che avevo selezionato. E praticamente in quell'occasione, usando gli stessi strumenti che ho usato per la lettura degli altri, si presentò a livello telepatico, chiaramente, non a livello fisico, un arcangelo di nome Uriel, e da quel momento praticamente la mia chiamata, Stabilì. Anche tu con la chiamata sono arrivato. come anche tu mi hai Sì. raccontato, quindi. Analogamente, da lì è stata proprio un'apertura verso questo mondo, perché chiaramente con l'aiuto di questa meravigliosa guida, all'epoca era soltanto l'Arcangelo Uriel, io all'epoca non conoscevo, e pensavo fosse un angelo, perché noi conosciamo i tre famosi Michele, arcangeli, Michele, Gabriele, Raffaele Raffaele. e Uriele. Non è poi così noto. Invece lui si presentò subito dandomi indicazioni di dove l'avrei trovato, quindi mi dette tutta una serie di informazioni precise e in contemporanea mi fece anche una scaletta dei lavori che avrei dovuto fare. Il che mi colpì talmente tanto che sinceramente all'epoca io ho detto una risposta negativa, pensando di poter scegliere, ma soprattutto perché pensavo che non sarei mai stata all'altezza di fare ciò che mi chiedeva. Quindi mi chiedeva proprio: scriverai libri sui cerchi nel grano, dovrai divulgare tutto ciò che è contenente all'interno, ti occuperai di Maria Maddalena, ti occuperai di Melchisedec, io non conoscevo questa figura, per cui mi dette una serie
di informazioni e di richieste, dicendomi che assolutamente non ero obbligata a farlo, ma che lui leggeva la mia anima e che era una scelta della mia anima. E certo. Che di conseguenza mi ricordava che avevi fatto anche questa scelta e che e ti era stato dato quell'incarico. Sì. Poi comunque rimane sempre, questa, a me ha sempre chiesto se vorrai, hanno sempre detto se vorrai, certo. Io ho risposto infatti, sì lo voglio, ecco, non è che... No, invece io all'epoca fui un po' più... Ah, tu rispondesti no, ecco. No, più che altro rispondetti, ma io vengo dal mondo dell'arte, come potrò mai scrivere libri, anche perché mi diceva parteciperai a convegni, farai seminari, conferenze, e io che sono sempre stata invece molto timida, non ho mai amato molto mostrarmi, non pensavo assolutamente potessi mai riuscire a realizzare tutte queste richieste, e invece devo dire che sino ad oggi il servizio è al primo posto in assoluto, e quindi... Si segue, guarda, poi. Stanno chiedendo, ma Anna Maria conosceva già la radionica e la radiestesia o ha iniziato sì. A studiare quando ha iniziato a fare questo lavoro? No, io la usavo già la radiestesia. Sì, usavo già la radiestesia e la radionica, per cui anche la lettura di questi pittogrammi è avvenuta tramite questa modalità. E quindi naturalmente il mio dialogo era di richiesta del sì e del no come risposta, perché ovviamente non avevo altri strumenti. Quindi quando è arrivato questo arcangelo, chiaramente l'informazione si è ampliata moltissimo, perché io già questi 25 che avevo selezionato avevo già nella catalogazione, visto che avevano delle caratteristiche peculiari, e quindi ognuno relative a un apparato del corpo umano, e tra l'altro c'erano anche cerchi per gli animali, cerchi per la madre terra, quindi bellissimo. Ne avevo una quantità davanti a me enorme, ma soprattutto quello che mi colpì tantissimo fu la lettura energetica, nel senso che io conoscevo la lettura in scala di Bovis. Sì. E di conseguenza il primo cerchio nel grano all'epoca, parliamo del 2003, che lessi, aveva 60.000 bovis, quindi una scala spirituale che non era neanche contemplata, cioè si arriva a 18.000 nella lettura tradizionale di bovis. E io rimasi sconvolta, perché a questo punto mi dissi, ma arrivano da qualche altra dimensione queste meraviglie, e non si può non utilizzarle, sicuramente servono a qualcosa. Certo. E quindi fu proprio questa la spinta che mi fece prendere questa via della ricerca, che è stata meravigliosa. Devo chiedere una cosa tecnica, per gentilezza, ci deve essere qualcuno che è entrato, forse qualcuno con cui tu avevi sbagliato a dare lì... Hai avvisato, però io sento un rumore di qualcuno di sottofondo, se qualcuno che è dentro, per favore, dovreste uscire e seguire la diretta da Facebook e non da questo link da cui siete entrati. Entrate su Facebook, cercate Focus 3.0, il mistero della vita, oppure andate su YouTube, così entrate subito, vi iscrivete nella pagina di Focus 3.0, il mistero della vita su YouTube, e entrate da lì, perché qui si sentono dei rumori, io sento dei vociferare di sottofondo. Adesso non sento più, probabilmente hanno ascoltato e hanno capito questo. Ecco. Perfetto, benissimo, grazie. Chiusa la parentesi. Ecco. E quindi, cioè, quando tu sei arrivata a fare questo lavoro dei cerchi nel grano, quindi hai fatto questa collezione, no? Con i cerchi nel grano, se ho capito bene. Non l'ho poi realizzata in realtà, proprio perché accorgendomi che avevano delle peculiarità precise, non potevo permettermi di metterli tutti insieme, perché temevo di combinare qualche guaio. Certo, perché l'energia funziona. Così, anche perché, considerando che il cartaceo aveva questa grandissima informazione all'interno,
con un'energia così grande, utilizzandone più insieme, ho temuto che potesse essere dannoso. Infatti, certo, non a caso, poi nella ricerca, ogni cerchio nel grano va usato singolarmente, non utilizzandone diverse. È un'overdose, certo. C'è un'overdose. Anche perché poi negli anni, con le testimonianze avute, siccome all'interno dei libri ci sono le istruzioni precise, ma qualcuno mi ha anche testimoniato strada facendo di averne usati di più in contemporanea e non ha avuto dei risultati positivi, perché chiaramente è un'energia eccessiva, quindi noi dobbiamo anche essere in grado di sostenere l'energia che ci arriva, per cui se è eccessiva, come tutto, può anche essere... È uno squilibrio. No, tutto ciò che è troppo o meno crea uno squilibrio, certo. Senti Anna Maria, cioè, vuoi raccontarci anche questo incontro appunto con il grande maestro Saint Germain, che per di più fa una bellissima introduzione in questo libro, I nuovi cerchi nel grano. Certo, allora, intanto andando gradualmente, all'epoca, parliamo del 2004, iniziai a scrivere il primo libro e quindi con un certo tipo di metodo collegato all'uso dell'acqua, in particolare perché all'epoca presi proprio il concetto dell'informazione dell'acqua, la cromoterapia, quindi il colore che è appunto attribuito ad ogni cerchio, e l'uso della fisica quantistica, quindi il concetto dell'osservatore chiaramente deve interagire per poter far sì che funzioni. Cioè, non è possibile, per esempio, caricare dell'acqua su un determinato glifo per una specificità di una patologia legata a noi, senza mettere la giusta attenzione, cioè senza mettere l'intenzione. Quindi chiaramente è fondamentale interagire, perché determina l'osservatore. Guardando l'osservatore che influenza il campo, certo. Esatto, quindi questa funzione proprio del collasso d'onda avviene proprio tramite la nostra intenzione, quindi con questo primo, diciamo, passaggio attraverso l'acqua è stato realizzato il primo libro. Il secondo libro ha un modo diverso, che è più specifico nell'osservazione dei cerchi, non usando l'acqua, ma più nell'osservazione. Mentre questo terzo, di cui hai pubblicizzato il titolo, Medicina per l'anima, cioè che il grano medicina per l'anima. Lo faccio rivedere ancora una volta perché è molto interessante. Questo libro è un'evoluzione dell'uso dei cerchi nel grano, e sono cerchi più recenti, questi sono del 2014, molti di quelli contenuti in questo libro sono italiani, non sono esteri, e hanno questa peculiarità di essere abbinati, oltre alla visione, con delle formule che il maestro Saint Germain mi ha dettato relativo a determinate patologie. Non contiene questo libro soltanto cerchi nel grano per uso fisico, ce ne sono anche per altri usi, per esempio ce n'è uno che è utile per le nostre cristallizzazioni, faccio ad esempio, cioè noi a volte stratifichiamo determinate esperienze che poi ci portano a cristallizzare, no? Determinate... certo, sedimentano dentro di noi, Stratificano, e non è poi così facile uscire da questo impasse. Ecco, questo cerchio nel grano, che tra l'altro mi piacerebbe proprio raccontarvi un'esperienza proprio di una persona, se posso. Certo, anzi, ti avrei chiesto di testimonianze, ecco, più avanti, ma va benissimo, parliamone adesso.
sono interessanti in questo senso. In questo caso era una mamma con una figlia che avevano fatto un mio seminario e quindi avevano imparato anche a capire se un cerchio nel grano è falso o se è vero, quindi se è autentico. Ecco, come si distingue? Come si distingue? Si distingue proprio in questo senso è abbastanza semplice perché innanzitutto sono perfette le geometrie, mentre i falsi non sono assolutamente perfetti. E poi soprattutto quando è opera umana, la spiga, adesso in questo caso parliamo di grano, ma poi sono stati realizzati nel tempo su moltissimi altri cereali, non soltanto il grano. Si chiamano cerchi nel grano, ma sono stati realizzati sull'avena, sull'orzo, sulla colza, persino sull'acqua, sugli alberi, sulla spiaggia, per cui hanno svariate tavolozze. Supporti. Veramente svariate. Sì. E diciamo che entrando all'interno l'uomo chiaramente spezza con il suo peso, mentre quando passa diciamo questa specie di energia paragonabile a un microonde, non rovina assolutamente nulla, la spiga subisce una modificazione genetica, quindi si crea proprio una modificazione che la fa orientare in un modo diverso, ma non è rotta, nel senso che è soltanto modificata e può continuare a crescere fino alla mietitura. Se invece è l'uomo a realizzarla, chiaramente spezza e la spiga non può crescere. All'interno sono visibili insetti cristallizzati, quindi a proposito di cristallizzazioni si trovano proprio insetti addirittura che cambiano colore, ma che sono di cristallo, si possono frantumare e sicuramente si sente anche un'energia particolare. Io ad esempio nella mia prima esperienza avevo con me un cellulare e non aveva la possibilità di essere caricato, mi si era rotto il caricacellulare e io tenevo questo cellulare spento, naturalmente scarico, in borsa. Io per i 10 giorni che sono stata in Inghilterra il cellulare mi si è sempre ricaricato da solo, sono sempre riuscita a telefonare a casa senza nessuna carica. Metterla a carica, sì. Questo ci fa capire, sì, sono tante cose che vanno al di là di quella che è la comprensione della mente umana, vero? E al di là di quella che è fisica. Tornando al caso del cerchio. Questo cerchio del grano particolare, questa mamma e figlia erano andati a Rubano, mi ricordo, era in Emilia, all'interno di un cerchio nel grano che si era manifestato. E naturalmente erano alla ricerca proprio delle prove che fosse un cerchio autentico e per terra trovarono delle piccole coccinelle che avevano un colore molto anomalo perché erano tipo arancio fosforescente. Sappiamo che non è il colore naturale della coccinella, certo. Puntini, marroncine, però arancio fosforescente. Sì, la coccinella fluo non, generalmente non si vede. No. Provarono a carle ed erano proprio come cristallizzate, quindi si polverizzavano praticamente, no? Poi guardarono bene le spighe, videro che erano perfette, per cui provarono che era effettivamente un cerchio originale. E incuriosite presero queste coccinelle e le portarono a casa e le misero in uno svuotatasche in cucina. E queste coccinelle morte, cristallizzate, rimasero lì per una decina di giorni. Finché un giorno questa signora vide che nella parte posteriore della coccinella erano cresciute delle alucce nere. E rimase incuriosita di questo, per cui con uno stuzzicadenti ne spostò una e praticamente queste coccinelle tornarono in vita.
hanno ripreso a volare. Per cui mi telefonarono immediatamente, un po' preoccupate, perché mi dissero erano assolutamente morte. Sì. Erano rinormalizzate. Cioè, come è possibile che dopo, dice, almeno 10 giorni sono passate, erano morte, sono ritornate in vita e sono cresciute queste alucce posteriori. Si sono rimodulate, Anna Maria? Si saranno rimodulate energeticamente? Sono rientrate nella vibrazione? No? Di questo. A quel punto io chiesi alle mie guide, perché anch'io non, sinceramente non sapevo dare una risposta di quello che poteva essere accaduto. E praticamente mi dissero che questo cerchio nel grano poteva essere utilizzato a livello umano per le cristallizzazioni. Naturalmente mi dissero non può far tornare in vita una persona, ma ad esempio un insetto ha la capacità di essere rigenerato perché toglie la cristallizzazione, per cui dice tanto agisce a livello umano proprio per rimuovere queste stratificazioni che nella vita potete comunque assumere su di voi, tanto questi insetti sono ritornati in vita. E quindi è stata una cosa molto particolare. Con Gianmarco Bragadin proprio facemmo poi nel tempo un altro esperimento su altri insetti ed è successa la stessa cosa. Insetti quasi, l'insetto normalmente quando sta per morire si mette a pancia in su, quindi abbiamo provato a mettere questi insetti in una scatolina sopra questo cerchio, si sono rigenerati, ma soprattutto la cosa singolare è che sono cresciute delle ali posteriori, quindi questo è stato veramente molto singolare, cioè non... c'è stata non solo una ripresa ma anche una creazione ulteriore di materia. La creazione. Sì, quindi questo all'epoca mi colpì moltissimo, perché è una strana operazione alchemica. È diciamo. Molto bella. Hai altre testimonianze? Ne parliamo adesso, va, invece di parlarne più avanti. Negli anni ne ho raccolte tantissime. Io prima di tutto sono stata la prima testimone di una guarigione. Nel senso che prima chiaramente di distribuire l'informazione attraverso i libri ho fatto tutta la sperimentazione su di me. Quindi il mio primo esperimento reale è stato realizzato su un animale, anche perché all'epoca temevo l'effetto placebo, quindi prima di operare su di me, siccome ero entusiasta all'epoca di questa ricerca, ma temevo l'effetto placebo, per cui mi trovai in casa proprio con un barboncino, il mio amatissimo cane di 14 anni, che praticamente cominciò a svenire, non aveva più circolazione sanguigna, quindi aveva le zampine ormai nere, quindi lo portai dalla mia veterinaria di fiducia, era anche una cara amica, per cui gli fece subito un elettrocardiogramma e mi disse assolutamente la diagnosi è nefasta perché ha un cuore grande quanto il torace, per cui mi disse guarda, tu vivi in una casa col giardino, è sufficiente che passi un gatto all'interno del giardino, il cane nel momento in cui cerca di tenere il territorio, gli scoppia il cuore, quindi non c'è nessuna cura. Quindi io all'epoca non avevo niente da perdere, c'era un cerchio nel grano proprio che interagiva a livello animale, per cui io a questo punto cominciai ad usare al posto dell'acqua normale l'acqua informata su questo cerchio. Questo cane addirittura aveva una piaga sulla parte superiore della schiena che io medicavo ogni giorno, ma che era proprio causata da questa mancanza di circolazione. E la cosa straordinaria fu che questa piaga cominciò nel giro di qualche giorno a diminuire,
le zampine ritornarono rosa, ma soprattutto questo animale visse fino a 19 anni. E nell'ultimo anno della sua vita, lui era ormai cieco e sordo, ma da cieco, se io mettevo a terra due ciotole d'acqua, una di acqua del rubinetto e una di acqua informata, lui annusava e beveva solo quella informata. Quindi questo fu un Certo, primo difatti esperimento. poi questo aspetto della memoria dell'acqua, no? La Del memoria del. potere, informativo, dell'acqua, quindi di come si possa trasferire dentro la molecola dell'acqua un'informazione, e ovviamente bevendo l'acqua questa informazione entra nel sistema dei liquidi del tuo corpo. Di un Porta queste animale e quindi porta queste informazioni, quindi può portare appunto dei benefici, insomma, è bellissima, questa cosa. Questa è Se stata noi una capiamo l'acqua, ricerca. capiamo tante cose. Cioè, se noi Assolutamente. riuscissimo a capire, a conoscere, tutte le proprietà dell'acqua, noi siamo all'età della pietra ancora, siamo ancora all'età della pietra, rispetto a questo. Grande Masaramoto, Mataru. attraverso le immagini, lui non fu lo scopritore vero della memoria dell'acqua perché è molto antecedente a Masaramoto. Fu Jacques Benveniste che studiò proprio la memoria dell'acqua, ma poi addirittura ci furono delle esperienze proprio dopo la Seconda Guerra Mondiale, dove capi di Stato si trovarono per parlare di armi di distruzione di massa e scoprirono che rimasero avvelenati dall'acqua che bevettero in questa congrega, diciamo così, ma si sono avvelenati proprio dagli argomenti che chiaramente a livello di informazione negativa si è trasferita nell'acqua. Esatto. Nell'acqua che era lì nelle stanze. Poi c'è un punto interrogativo anche su quello. L'avevo letta io questa cosa. C'è una parte di sì, no? Esatto, perché questo ti fa capire come noi comunque siamo dei ricetrasmittenti, emaniamo, riceviamo onde. Ecco, Assolutamente. Quindi certo. ecco, questa memoria è assolutamente molto interessante. Quindi dovremo anche fare attenzione a quando siamo vicino a una bottiglia d'acqua, no? Cioè, dovremmo essere consapevoli anche di ciò che facciamo attraverso le nostre intenzioni, perché poi ci nutriamo di questo, quindi più siamo positivi, più siamo amorevoli e più ci nutriamo anche di un'acqua che ha un nutrimento superiore. Quindi è molto importante questo. Sì, in questo anche da prendere in considerazione in termini appunto di conoscenza e di quelli che sono i potenziali, cioè del nostro cervello, ecco. Certo, sì. Tu dedichi Le anche nostre. delle pagine in questo, a questo aspetto, a Nel, questo studio, il potere certo. del nostro In questo cervello. terzo libro che tratta proprio, è un metodo che Sì. viene insegnato attraverso il decreto. Il decreto è proprio la nostra capacità creativa, noi siamo esseri divini, siamo della stessa sostanza del nostro creatore, chiaramente. E quindi abbiamo una capacità di utilizzare attraverso la nostra intenzione mirata di modificare attraverso una trasmutazione alchemica, no? Cioè attraverso la possibilità che abbiamo di trasformare il puro dall'impuro, di modificare, diciamo, la materia vile per portare all'oro, no? Attraverso proprio la parola mirata, la parola ha un grandissimo potere e di conseguenza attraverso il decreto e l'osservazione del simbolo, perché chiaramente il simbolo rappresenta un potenziatore.
Quindi nel momento in cui si va ad osservare, ma soprattutto si fa in contemporanea un lavoro alchemico, che è proprio quello di tirare fuori nella prima fase tutto ciò che magari ha determinato quel determinato disturbo che magari abbiamo in un certo periodo della propria vita, no? Poi utilizziamo l'amore, perché poi diciamo che tutto passa attraverso l'alchimia dell'amore, quindi si dissolve tutto con l'amore, e poi si crea una nuova realtà. Questo in termini molto semplicistici. Poi chiaramente nel libro ci sono dei decreti che sono abbastanza complessi, perché chiaramente il maestro Saint-Germain ha proprio attribuito un determinato disturbo a una somatizzazione, quindi chiaramente dà delle indicazioni precise affinché noi, attraverso il contatto con il nostro sé superiore, perché ci tengo moltissimo a dire questo, no? Proprio perché so quanto sia bello il messaggio che tu dai attraverso le tue trasmissioni, e vedo che tu sempre cerchi di trasmettere degli strumenti perché le persone li possano utilizzare. Quindi mi piace proprio aggiungere questo, che ciò che queste guide meravigliose ci vogliono indicare sono proprio degli strumenti, certo, affinché noi si possa sviluppare la nostra maestria. Quindi non legati a qualcosa, perché purtroppo non è il legame a qualcuno o a qualcosa. No. E loro non chiedono la dipendenza. Loro non chiedono la dipendenza, vogliono che noi impariamo, che loro ci aiutano. Come dici tu, ci danno le informazioni, ci danno gli strumenti affinché noi si possa camminare con le nostre gambe e vivere nel modo migliore possibile questa vita su questa dimensione terrena, che non è una cosa facile, no? Assolutamente no. E a proposito, proprio in questo libro in particolare, per me è stata una sorpresa meravigliosa alla fine, perché se tu guardi all'interno c'è un ultimo cerchio nel grano che si chiama Jolly. Sì, il Jolly è bellissimo, quello si è anche ritrovato più volte. Ecco, ma la cosa meravigliosa è che questo simbolo, dopo aver fatto tutto un percorso di una trentina di cerchi nel grano dove vengono spiegati tutti i metodi possibili e immaginabili, praticamente, eccolo, che cosa Jolly dicono? Ecco. E i maestri che cosa dicono? Che praticamente adesso che abbiamo imparato ad usare un metodo, possiamo anche lasciarlo e seguire semplicemente noi stessi attraverso il nostro sé. Perché il finale dice proprio: tu sei il guaritore, il coach di te stesso. Sì. Che io trovo meraviglioso. È bellissimo. Perché il concetto è questo, è uno degli strumenti, perché poi sappiamo tutti, ci sono tanti strumenti. Questo è uno, è uno strumento che chi usa è perché entra in risonanza con il linguaggio dell'universo, con la geometria sacra, con le dimensioni superiori che si esprimono attraverso la geometria. Ci sono tanti altri metodi di guarigione, quanti ne vogliamo. Però il discorso è proprio questo: sono strumenti che noi possiamo utilizzare fino a che non impariamo ad usare il nostro innato, perché la vera saggezza è lì. Quindi gli strumenti sono, loro le chiamano stampelle. Dopo non hai più bisogno degli strumenti. Esatto, infatti loro a un certo punto dicono: bene, adesso che hai imparato, usa cosa ti viene più naturale a te, no? Infatti oggi uso quello che mi viene, cioè non necessariamente utilizzo proprio il decreto che mi hanno dato loro, ma mi viene naturale, perché ormai ho imparato. Ma il concetto è che la ripetizione
anche di questi decreti, sì, proprio perché il nostro cervello è neuroplastico, ha la capacità di modificare una nostra consuetudine. Di solito è la consuetudine che ci porta poi a sviluppare una patologia, no? Perché magari noi attraverso un'esperienza, magari non so, attraverso la paura, faccio un esempio, sviluppiamo per esempio dei calcoli ai reni. Allora, se noi andiamo a modificare, a trasmutare questa paura, ecco che anche i calcoli ai reni non li sviluppiamo più, perché abbiamo imparato la lezione, questo è il concetto. Quindi, sì, e direi che Anna Maria, se tu sei d'accordo, cioè come osservazione, è che poi tutto questo ci conferma sempre questa equazione che esiste appunto tra i nostri pensieri, le nostre emozioni e il soma, e il corpo, cioè di come poi queste vibrazioni, cioè, si trascrivono sul nostro corpo e modificano il nostro corpo. E quindi è chiaro che se noi riusciamo a fare questo percorso dove andiamo a modificare, come dicevi tu, cioè si parte dalle convinzioni, no? Come al solito, le credenze, esatto, si lavora sempre su questo. Ecco, poi i nostri amici sicuramente che ci seguono, tanti saranno molto esperti, ecco, su questo. Assolutamente, so che è un pubblico molto preparato. Sì, per sì, sono molto preparati i nostri amici, ma c'è anche da dire questo, che se noi pensiamo a proposito di coach, no? Sì, coach di te stesso, no? Se si vuole stabilire una consuetudine, un'abitudine, no? C'è questa famosa regola dei 21 giorni, no? Per cui dopo 21 giorni, se tu fai una cosa per 21 giorni di seguito, diventa un'abitudine, no? Cioè dopo 3 settimane si instaura quel tempo esatto, che noi abbiamo, no? Per far scattare poi questa modifica, no? E questo ci conferma quanto noi siamo dei grandi creatori. Ecco, no? Assolutamente, noi abbiamo delle capacità immense, e purtroppo non le sappiamo usare nella modalità giusta. Vediamo come purtroppo ci lasciamo trascinare, no? Da situazioni esterne che ci portano sempre di più nella frequenza bassa. E proprio nella fattispecie, gli arcangeli già anni fa mi dissero proprio che questo strumento dei cerchi nel grano avrebbe dovuto essere proprio di aiuto negli anni, per situazioni difficili, per mantenere alte le nostre frequenze, le nostre energie e le quindi, nostre difese anche, perché ad esempio ecco, l'aspetto a proposito di difese, per quanto riguarda la stagione oramai, cioè biennale, che noi abbiamo vissuto, stiamo vivendo, che riguarda appunto, insomma, quello che noi sappiamo, che da 2 anni che siamo a confronto con delle realtà dove fisicamente, no, veniamo richiamati a dover mettere in atto il nostro sistema immunitario, ecco. Ecco, invece con questo lavoro dei cerchi del grano, vuoi spiegare tu l'importanza? Sì, sì, cioè, tra l'altro in 2 libri, ma soprattutto in quest'ultimo, Cerchi del grano, Medicina per l'anima, c'è ad esempio un cerchio del grano proprio per la funzionalità immunitaria. Possiamo sia informare l'acqua sopra, sia leggere il decreto che c'è specificato, sempre in contatto con il nostro sé superiore. Nel libro c'è anche indicato un semplice modo di entrare in contatto con il nostro sé, perché in realtà noi siamo creativi quando cerchiamo di abbandonare un po' lo stato mentale, no? Per cui dovremmo compiere quel brevissimo viaggio proprio che va dalla testa al cuore, perché poi veramente chi ha questo grandissimo potere creativo è proprio il nostro cuore, come sappiamo. Per cui attraverso proprio il nostro cuore, quindi attraverso l'emozione che mettiamo all'interno del nostro cuore, possiamo sia recitare questo decreto che ci aiuta proprio per le difese immunitarie, sia bevendo l'acqua informata. Devo far vedere, questo è esatto, l'immagine, ecco,
che riguarda. È veramente molto, molto interessante questo libro, questo tuo lavoro. C'è anche questo che sicuramente interesserà tanti. Ah, questo sì, per il dimagrimento. Per dimagrire, ecco. Certo. Questo sì, è molto interessante. Ho avuto diverse testimonianze. Ah sì? Sul dimagrimento? Sì, anche. E cosa facevano? Beh, certo, sicuramente non vuol dire che tu ti abbocchi e poi dopo fai questo e dimagrisci, ecco, si presuppone che ci debba essere una coerenza. Porta comunque la coscienza a sentire meno il desiderio. Meno desiderio di cibo. Certo. Perché come sappiamo anche il cibo, come altri vizi, sì, sono anche modi di compensare, no? Magari certo, qualcosa che ci manca. Evidentemente questo interagisce proprio e va a compensare e quindi si sente meno l'esigenza e la persona dimagrisce. Quindi magari abbinato anche giustamente a una scelta dietetica giusta, perché è ovvio che uno se esagera, certo, nel mangiare e pensa solo di usare il cerchio nel grano sarebbe miracolistico. Però chiaramente, allora, una cosa importante da dire è che i cerchi nel grano portano saggezza. Questo è. Quindi portando saggezza, anche l'atteggiamento che si ha quando si affronta questo tipo di tematica è proprio relativa a un qualcosa che viene da dentro e quindi tira fuori la nostra saggezza innata. Questo negli anni l'ho veramente verificato, e anche a livello personale, perché come dicevo, dopo l'esperienza del mio barboncino, la prima persona che li ha usati sono stata io. Io avevo delle patologie di una certa gravità, le avevo da 30 anni, quindi ero cronicizzata, quindi privo di mal di testa atroci e vomitavo bile. In 30 anni non ero mai riuscita a trovare una terapia idonea. Proprio. E man mano nel tempo la mia alimentazione si era ristretta tantissimo, per cui riuscivo a mangiare solo pochissimi cibi, perché altrimenti avevo questa reazione, sì, avversa molto forte. E che cosa hai usato come cerchio nel grano? Ecco, del fegato? No, no. Questo hai chiesto aiuto? Sì, ho chiesto aiuto alle guide, l'avevo già usato, quello dell'apparato digestivo, non avevo ottenuto effetto. In questo caso l'arcangelo mi disse che dipendeva da una situazione karmica e che di conseguenza avrei dovuto prendere il cerchio, proprio un supporto karmico. Ecco. Lì c'è un protocollo indicato di 28 giorni con l'assunzione dell'acqua informata. Io mi trovai praticamente a metà di questo protocollo, invitata a pranzo da amici dei miei genitori che erano mancati già, e questi amici dei miei genitori, non sapendo i miei trascorsi, mi avevano preparato un meraviglioso piatto di gnocchi alla romana, che in Piemonte si mangiano, in Toscana meno, ma in Piemonte si mangiano. Certo, certo. Piatto che io ho sempre adorato, ma che conteneva degli elementi che per me erano fortemente allergici, per cui sia latte che formaggio. Sì, latte e formaggio. Proprio erano alimenti che avevo completamente cancellato dalla mia alimentazione, perché finivo in ospedale proprio con il plasili di vena, quindi stavo malissimo. E invece in quell'occasione ero proprio a metà di questo protocollo, però mi affidai, cioè mangiai questo piatto e da allora non mi successe più niente, cioè, quindi il problema si è risolto. Grande potere creativo che abbiamo. Vedo che qua c'è anche il rapporto al cancro. Hai avuto, sì, dei casi eclatanti, sì, sì, delle cose, comunque delle remissioni di sintomi, remissioni di sintomi. In questo libro c'è proprio anche una testimonianza di una persona che mi ha dato, diciamo, testimonianza dei suoi marker tumorali,
migliorati proprio dopo l'assunzione dell'acqua informata. Quindi sì, ho avuto anche testimonianze di questo Beh, tipo. Sì, quando c'è uno può esibire, voglio dire, hanno anche i medici hanno ritrovato che c'è stato un, come dire, una remissione di sì, perché di lui un sintomo, ecco, che in questo caso mi ha mandato proprio i suoi esami. Sì. Io chiaramente non indico mai di interrompere le cure in corso, perché ma certo, ma certo, assolutamente, però sperimentate queste cose, perché poi alla fine, no, io dico ai nostri amici, comunque anche, cioè, a un certo punto bisogna anche capire che noi abbiamo davvero del potenziale inespresso, inutilizzato, ecco, ma una cosa è certa, che tutto quello che va sul fronte dell'energia funziona sempre. Purtroppo a volte funziona nel male anche, no? Come dicevi tu, la tua assistente che stando a contatto con tutti questi cerchi del grano ha avuto un'overdose energetica. Ecco, insomma. La capacità creativa che abbiamo chiaramente funziona in ambi i casi, no? Cioè sia in positivo che in positivo negativo. Che negativo. Cioè se consideriamo tutto quello che abbiamo vissuto in questi 2 anni, no? Da tutto ciò che riguarda la propaganda basata sulla paura che ci hanno immesso, chiaramente il nostro sistema immunitario si è abbassato moltissimo da tutta questa informazione, perché va proprio a toccare quei nostri ricettori collegati alla paura. E attraverso la paura chiaramente noi cosa facciamo? Annichiliamo, certo, e sviluppiamo con più facilità chiaramente malattie, perché certo, è ovvio. È come se noi avessimo un esercito ridotto per la difesa, insomma. Chiaramente. No? Ecco. Ecco perché è sempre molto importante anche aiutarci a mantenere alte le nostre frequenze, quindi sia con un'assunzione di acqua ad alta frequenza, sia anche con un pensiero positivo, perché chiaramente altrimenti diventiamo nutrimento per l'ombra. E quindi abbiamo detto una cosa importante, sì, nutrimento per l'ombra, è vero? Ecco. È davvero un grande lavoro, devo dire è un grandissimo lavoro, perché in questo senso non si può abbassare la guardia. No. Oh, cosa è successo? A proposito di grandissimo lavoro, abbiamo perso Anna Maria. Chissà che, vedete che, allora, adesso l'avviso solo di rientrare, perché vediamo se riusciamo, abbiate pazienza, ma ho visto già prima che c'era no, vediamo un attimo, le dico solo di rientrare ecco Anna Maria, prova a rientrare di nuovo, va bene, ti aspetto qua, tu prova a rientrare, se no rifacciamo col telefono. Già mentre facevamo le prove tecniche abbiamo visto che c'era un po' di problema di campo, ogni tanto c'era un po' di caduta, e già è andata molto bene, io avevo già preparato il piano B, come si dice, con il cavalletto per mettere sul telefono e fare la videochiamata, ma adesso la aspettiamo un momento, vediamo un po' se appunto riesce a entrare di nuovo, perché aspettiamo un attimo, ecco, come vedete è veramente molto interessante questo lavoro fatto, così è una visione più avanzata, ecco, di quello che è sempre, di quella che è sempre stata la visione dei cerchi nel grano, ecco. Ed è soprattutto, ecco, che forse sta arrivando Anna Maria, eccola, vediamo un po' se riesce a entrare, se non riesce. Ecco, vediamo. Eccoci qua, Anna Maria. Va bene? Senti bene? Ma io avevo già visto prima un po' di... Però ha retto bene, perché sono le 10:30.
Abbiamo fatto un'ora e siamo riusciti, temevamo che crollasse tutto prima, ecco. Invece, no, va molto bene. Bene. Sì, ti sento solo un po' lontana, non so i nostri amici come ti sentono. Prova a parlare, Anna Maria. Ah, Volevo vedere, io sono al massimo benissimo, del va bene, ti si sente di nuovo più bene. Sì. alto. Ecco, perfetto. Stavamo appunto parlando dei Di vari. andare in movimento all'ombra, Esatto, dicevamo ecco. di usare proprio degli strumenti più evoluti possibili, proprio per non lasciarci trascinare in questo impasse, no? Dobbiamo tenere presenti e chiare le parole del Cristo, no? Che disse: quando conoscerete chi siete, farete opere più grandi di me. Certo. È questo concetto proprio di cercare di vedere dentro noi stessi, di comprendere davvero le nostre capacità, ci consentirà davvero di fare questo passaggio alla nuova terra, perché chiaramente ci provano in tutti i modi per Certo, tenerci. è un passaggio obbligato, ecco questo, cioè l'evoluzione deve passare per forza dalla coscienza, non c'è un'altra strada. Quindi è bene essere molto molto consapevoli che solamente scegliendo di fare questo percorso che è al di là delle religioni, di qualsiasi Sì, dogma, è proprio la coscienza è la nostra essenza, quello che noi siamo, perché tutto il resto arriva dopo, fa parte della dimensione terrena ed è stata costruita dall'uomo per l'uomo con tutti i limiti dell'uomo. Anch'io dico sempre nelle mie conferenze, ma bisogna capire che noi siamo prima di tutto quella cosa lì. Siamo quella realtà immateriale che sta vivendo un'esperienza materiale e quindi dobbiamo andare a riprenderci di nuovo. Dobbiamo assolutamente. riprenderci, riprendere noi, ecco, dobbiamo riprenderci di nuovo, ecco, e riscoprirci anche, no? O scoprirci. E quindi davvero alla fine io vedo che tutte i nostri amici che ci seguono probabilmente anche loro non penseranno questo perché nei vari salotti con tutti gli ospiti, le persone, no, che arrivano e fanno i loro percorsi, le loro ricerche, le loro esperienze, alla fine poi giriamo tutti intorno ad un'unica cosa, anzi a due cose, all'energia e all'amore, all'energia dell'amore, no? Ecco, all'equilibrio e allo squilibrio. E poi che cos'è che fa muovere, no, il cielo, anche le stelle? È l'amore. Ma l'amore che cos'è se non un'energia? Ma quell'energia lì è un'energia creativa che può diventare distruttiva se noi non la usiamo in modo equilibrato. Alla fine le cose sono semplicissime. Io ho questa mia teoria che penso sempre che noi facciamo le cose molto molto complicate, o meglio, la mente fa le cose molto complicate Esatto. perché crea i paradigmi, fa le architetture mentali. E invece, cioè, noi abbiamo poche cose che è bene averle chiare, poche cose, ma chiare. Se abbiamo quelle dentro non abbiamo bisogno di fare tanti voli Assolutamente. pindalici, no? E queste cose qui. Quindi, però davvero, ti devo fare i complimenti per questo bellissimo libro che hai scritto, Anna Maria. Grazie. Veramente, da collega ti faccio proprio i complimenti, perché proprio è un bel lavoro, è molto utile. Io spero che tante persone, ecco, insomma, sentano vibrare. Qual è il titolo del libro? E dove si può acquistare? Beh, lo potete acquistare nelle In librerie, ecco. Amazon, soprattutto E con poi Book anche in rete. Se andate nelle librerie, date una mano ai librai che 5. sono molto in Certamente. difficoltà, ecco, oppure ovviamente in rete, ecco. Però, appunto, i nuovi cerchi nel grano ve lo faccio vedere Anche il macro allora. librario. Sì, insomma, esatto, insomma, di rete se ne trova. Ma se avete una libreria vicino casa, andate a aiutare i librai che sono tanto in difficoltà, eh? E vengono purtroppo distrutti, no? Da tutto un altro mercato che certo è molto più comodo e che però sta ammazzando poi anche. Volevo chiedermi come si fa quell'acqua diversa da quella del rubinetto?
dice, volevo chiedervi come si fa quest'acqua diversa da quella, quindi l'acqua informatizzata, mi stanno chiedendo. Allora, Maria. Chiaramente ci sono le istruzioni, adesso cerco di trovare una fotografia nel libro per farvi vedere. Vediamo se riesco a trovarla. E poi stanno chiedendo, ma il terzo libro racchiude le indicazioni anche dei primi due? Vuoi rispondere? Sono altri cerchi, perché sono tre generazioni diversi di cerchi nel grano. Per cui, ad esempio, nell'ultimo libro, se io devo informare l'acqua, è sufficiente che io la tenga pochi minuti. Perché essendo cerchi nel grano di ultima generazione, sono molto più energetici in confronto a quelli del 2003-2004, dove occorreva tenerli addirittura una notte. Adesso non riesco a trovare purtroppo la Puoi spiegare come si fa? Sì, no, devo farvi vedere un'immagine con, cioè si mette una bottiglia di vetro, non di plastica, sì. Si utilizza acqua viva, per cui meglio acqua di fonte naturalmente, non minerale, sarebbe preferibile una fonte, se abbiamo una fonte vicino, di acqua possibilmente più pura possibile. Sì, però per chi sta in città, cosa per chi fa? Sta in città va bene anche quella di rubinetto. Se non perché è più viva, perché scorre? Perché scorre, perché l'acqua minerale purtroppo è considerata morta. Morta. Per cui non va bene per questo tipo di servizio. Si mette al centro questa bottiglia e la nostra intenzione chiaramente, anche soltanto di un minuto, non è che bisogna stare ad osservare a lungo, però chiaramente noi dobbiamo ricordarci che lo stiamo facendo per quella determinata funzione, quindi dobbiamo leggere le istruzioni. Si prende la bottiglia di acqua, sì, di vetro, con dentro dell'acqua presa dal rubinetto, acqua che scorre, quindi non acqua morta che rimane lì residua e magari sta anche al sole, come sappiamo. Esatto. Quindi acqua energizzata già dal fatto che scorre dentro. È viva. Esatto. Dove la si mette questa bottiglia? Si mette esattamente al centro del simbolo. Quindi si prende il simbolo. Ad esempio questo è un cerchio del grano che serve per l'invecchiamento, anti-invecchiamento. Sì. Io metto la mia bottiglia proprio al centro, posizionata qui. E nel caso del primo libro lascio tutta la notte la bottiglia, una bottiglia all'incirca di 3/4 litro d'acqua, sono circa 4 bicchieri che vanno bevuti durante il giorno, non di più, è sufficiente questa quantità. E semplicemente l'acqua prende l'informazione dall'immagine. Chi usa la radiestesia lo può verificare. I nostri amici seguono anche, perché noi abbiamo Life, l'Accademia del Benessere, dove abbiamo Claudio che insegna la radiestesia e quindi ha insegnato parecchie cose, molto bravo come radiestesia. Allora, potrà verificare che quest'acqua prende l'informazione del cerchio nel grano. Quindi in base al tempo che starà sopra, se nel primo libro, come vi dicevo, va tenuta una notte, nell'ultimo libro dove non ci sono, attenzione, non ci sono le istruzioni per l'acqua informata, perché le mie guide non hanno voluto che la mettessi, perché all'epoca mi dissero è già superato questo metodo, perché dovete lasciare questa vecchia stampella dell'acqua, altrimenti continuate a credere che sia l'acqua che vi guarisce, mentre invece siete voi i creatori. E quindi mi hanno detto, è uno step successivo, quindi qua ci sono i decreti, quindi ciò che voi potete realizzare trasformando qualcosa che è inferiore alla perfezione divina per riportarla all'ordine divino. Quindi è la vostra opera che funziona. Quindi, come vedete, è un,
come un passaggio iniziatico, no? Che parte dall'acqua. Sì. Brava. Per la medicina ufficiale è già fantascienza l'uso dell'acqua, se vogliamo. No, anzi, viene anche ridicolizzata se per questo. Sì. Cioè, se io penso anche, cioè il nostro mio amico fraterno Massimo Citro, sì, che io ho conosciuto 30 anni fa proprio per questo. Perché io ero un'appassionata di queste ricerche, facevo da sola le mie sperimentazioni con l'acqua e caricavo l'acqua con le mani, no? E facevo, mi mettevo fuori al sole, e facevo tutte le sperimentazioni da sola senza sapere niente. Poi quando ho scoperto che lui era a Torino come me e faceva queste cose e faceva l'informatizzazione dell'acqua prendendo il segnale elettromagnetico del principio attivo di un farmaco e informando l'acqua, con quel segnale poi le persone bevevano l'acqua informatizzata anziché prendere il farmaco, insomma. Certo. Ecco, qua c'è l'immagine che cercavo, come vedete. La quindi può essere un percorso iniziale questo, no? Sì. Come dicevo, iniziatico, appunto. È un discorso iniziatico perché ci conduce a noi stessi, no? Parte da qualcosa di esterno, come può essere l'acqua, che assume come sostanza memorizzante questa informazione, l'informazione che viene da questi codici che arrivano da altre dimensioni, perché chiaramente gli autori di questi simboli sono chiaramente di origine extraterrestre, chiaramente provengono da altre dimensioni, e quindi ad esempio l'uso che in questi anni io ne ho fatto di questi glifi, di questi pittogrammi, è relativo proprio allo star bene, ma chiaramente sono da considerarsi multimediali perché contengono una marea di informazioni e contengono anche messaggi precisi. Io ad esempio nel secondo libro, che è questo, L'occulto nei cerchi nel grano, nell'ultima parte ho inserito in bianco e nero diversi cerchi nel grano, alcuni sono anche messianici, e che danno informazione. Chiaramente se io non avessi queste meravigliose guide non potrei mai capire, perché non è così facile, perché è un po' criptico il messaggio. Vi faccio un esempio. Vedete questo cerchio? Qua c'è un simbolo, qua ce n'è uno uguale, poi ce n'è uno con un mezzo cerchio nero sopra e qui ce n'è uno a specchio nero sotto. E questa è la spiegazione. La ruota rappresenta il simbolo solare cristico, il monogramma di Cristo, e l'altra la sua controparte femminile, divina, Maria Maddalena. Al centro un cerchio, metà bianco e metà nero, si specchia nell'altro a rappresentare i due opposti. Quando il maschile e il femminile saranno uniti nell'androgenia perfetta, fiorirà l'uno, nella sua espressione equilibratrice ed armonica. Quindi ci arrivano attraverso i cerchi anche dei messaggi. Quindi all'interno ci sono vari messaggi riferiti non alle religioni, ma che hanno anche a che vedere con simbologie antiche, perché all'interno ci sono svariate conoscenze. Alcuni sono frattali, tipo questo, che è un frattale. Ma spiega ai nostri amici che cos'è un frattale, perché magari non tutti sanno. È un'immagine, come vedete, cioè questo potrebbe essere un simbolo che poi viene ripetuto sempre uguale e viene definito frattalizzato, quindi viene ripetuta la stessa immagine. Nella ripetizione potenzia. Nella ripetizione. E chiaramente all'interno ci sono informazioni di vario tipo, ma anche moniti per l'uomo, che diciamo con questo linguaggio viene dall'universo, perché la geometria è chiaramente un linguaggio che viene dall'universo, è un modo
attraverso il simbolo, attraverso il suono. Non dimentichiamoci che questi cerchi si manifestano sempre dove c'è acqua nel sottosuolo, ed è proprio una forza celeste che si abbina a una forza terrestre e tramite la vibrazione permettono la manifestazione della geometria. Quindi chiaramente sono due forze che si uniscono insieme. E come vi dicevo, sono anche inviti proprio rivolti all'umanità per cercare di risvegliare le nostre coscienze, perché chiaramente hanno cara la nostra evoluzione questi esseri che ci donano questi splendidi disegni sui nostri cereali. Sono sempre aiuti, bisogna capire questo. Io quando ho chiesto la prima volta a Anna Maria, quando io ho chiesto la prima volta, ho detto: ma cosa sono? No? Perché a me è stato risposto che la loro esistenza già serve a far capire all'uomo che non è da solo nell'universo, che esiste altro, appunto, nell'universo. E poi quando gli ho chiesto come facevano a farli, e lui mi ha detto che è come se avessero usato dei laser, ecco, per farlo. No? Sì. Ha detto questo, dice, vengono fatti e come per fare capire alla mia mente, no, com'è che li fanno, perché poi ci sono delle cose che la nostra mente non riesce a capire, perché ovviamente noi siamo così tanto, tanto limitati. Però appunto lui mi ha detto, sai, è come se venissero disegnati con un laser dallo spazio, dall'universo. Normalmente sono riprese queste bolle. Come degli ologrammi, no? Ecco. Sì, sono come queste bolle luminose che evidentemente si distaccano da un'astronave e realizzano in tempi brevissimi questi cerchi nel grano. Quindi sono veramente rapidi, si sente un gran crepitio e viene realizzato il cerchio. E chiaramente andando a fare viaggi per andare a vedere i cerchi nel grano, delle esperienze avute con l'ausilio di questi maestri, chiaramente mi veniva indicato dove avrei dovuto andare, perché lo avrei trovato, perché magari si sarebbe manifestato durante la notte, e quindi... E tu eri già sul posto, certo. Chiaro, ma senti, ma tu come li hai avuti anche, cioè per telepaticamente... questi cerchi, hai ricevuto un'immagine hai preso quelli che hanno fatto di cerchi? Sono praticamente, io li prendo tutti da internet, chiaramente vado nei siti dove vengono pubblicati questi cerchi nel grano e poi mi metto in contatto con i miei maestri e sono loro che mi indicano. Usa questo, usa quest'altro, perché come dicevo, il tipo di lettura può essere multimediale, cioè il mio compito, quello che mi è stato affidato, è proprio di utilizzarli come strumento di guarigione. Ma chiaramente se li legge un astronomo ci vedrà dentro un'informazione astronomica, un matematico ci vedrà un teorema, un religioso ci vedrà un messaggio relativo alla sua religione. Sono stati realizzati, non so, il candelabro ebraico a sette braccia, ci sono stati cerchi meravigliosi con simboli aztechi, maya, egizi, veramente di tutti i tipi, e in base alla nostra risonanza chiaramente ci danno un effetto per noi specifico, no? Cioè un feedback che noi possiamo recepire e capire. Io li ho utilizzati per un'assonanza, vuoi dire? Chiaro, sì, un'assonanza in base, cioè, ad esempio... C'è una domanda a proposito di questo, proprio, che dice come, ma come si fa a sapere
a decidere che cosa veramente, cioè, serve, no? Vedendo questi cerchi. Io, come dicevo, inizialmente l'ho saputo tramite la radiestesia, quindi utilizzando questo mezzo. Poi, quando sono arrivati questi maestri, chiaramente sono loro che mi indicano cosa serve, cioè non lo faccio direttamente, ma sono loro che mi dicono questo serve per questo scopo, questo serve per quest'altro, questo contiene un messaggio. E quindi è in questa modalità che sono venuta a scoprire Ecco, e nel verità. Ci libro ovviamente viene riportato tutto, ecco, quindi tutte le indicazioni. sono, in tutti e tre i libri ci sono esattamente le istruzioni, proprio le istruzioni precise di come utilizzarli. E come dicevo, nell'ultimo libro non è soltanto a scopo di guarigione, ma possono essere anche utilizzati. Ad esempio, ce n'è uno bellissimo che direi che oggi viene proprio a fagiolo, che è questo, che si intitola Favorisce la pace, serve per il piano spirituale e dice può favorire la pace. Chiaramente oggi di cosa abbiamo veramente bisogno? Di unire i nostri intenti, diciamo più che non tanto per la pace, ma perché possiamo passare ad una nuova terra dove ci sia giustizia, verità, bellezza, armonia, di cui la pace è la giusta conseguenza, no? Perché a me gli arcangeli fanno presente proprio questo, cioè quando siamo risvegliati, la pace non è la prima cosa da chiedere, è l'ultima, perché è naturale che ci debba essere la pace quando c'è tutto il resto. Quindi, quanto mai oggi, e se noi leggiamo questo meraviglioso cerchio nel grano, il suo decreto, le parole che vengono dette, se volete vi leggo qualcosa. Leggile, 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 Anna Maria, che ci servono, dai, che ci fa, ne Osservando questo abbiamo sì bisogno. rivolgendosi al proprio sé, il decreto dice: io si deve dire il proprio nome, per cui in questo caso io, Anna Maria, mi unisco all'anima di gruppo degli uomini di Dio e attraverso i nostri io sono all'unisono, dissolviamo con amore nella fiamma viola della trasmutazione ogni divisione tra i popoli, ogni dolore che essa ha causato in tutti i tempi e luoghi, ogni odio servito solo a generare altro odio. Ogni mercanteggiamento di fede vuoto di contenuto spirituale, ogni egoismo legato a interessi materiali e povero d'amore, ogni cristallizzazione legata al fanatismo proveniente da vecchia informazione o memoria che blocca il fiorire della pace. Ognuno di noi è un corpo di luce e tutti insieme formiamo un unico corpo di coscienza. Nell'integrazione con l'uno espandiamo la nostra vibrazione di amore e di unione di intenti a tutto il pianeta. Possa la divina presenza io sono dirigere ogni azione e ogni pensiero in tutte le creature sulla terra. Qui e ora programmiamo pace, unione tra le religioni, tolleranza, libertà di pensiero, pieno rispetto delle diversità. Che la radiosa presenza io sono trasformi tutto il dolore in amore, guarisca, illumini e sigilli tutta la collettività nella luce divina. Lo chiediamo per il massimo bene evolutivo del pianeta e di tutti gli esseri senzienti. Finisce dicendo proprio grazie, in questo caso grazie padre e madre, ognuno può ringraziare chi sente più in sintonia, poiché tutto è già avvenuto. Loro non sono favorevoli alla speranza. Sono favorevoli alla certezza che se siamo veramente risvegliati, se siamo uniti, se desideriamo veramente, è già avvenuto. Quindi Il dobbiamo. potere creativo è che adesso è ora. Se io lo dico, Esatto. è successo, sta succedendo, è successo. Esatto. Esatto. Quindi questo è molto importante. Stavo C'è qualche altro? guardando appunto anche altre domande. Cioè, io ho sempre avuto il dubbio che questi cerchi possano essere creati con strumenti di tecnologia avanzata da parte di chi ci governa.
Questo. Sicuramente ci sono anche le tecnologie avanzate, ma quale sarebbe lo scopo di questi governanti che vogliono realizzare queste meravigliose tecnologie avanzate? Ci dobbiamo fare la domanda, chiaramente, perché dovrebbero farlo? Va bene, allora stavo dicendo, ma secondo Anna e Anna Maria, se usiamo queste stampelle, ci rallentiamo nel nostro percorso evolutivo? A me è arrivato un messaggio in cui mi hanno detto, scusate, devo solo chiudere un attimo, grazie Francesco, va bene, Sì. devo togliere qua, giusto un attimo, scusate Non ho un attimo. capito l'ultima parte. Adesso ho finito solo di leggere perché c'era. Cioè, mi hanno detto, non ho capito. Ma secondo Anna e Anna Maria, se usiamo queste stampelle, ci rallentiamo nel nostro percorso evolutivo. A me è arrivato un messaggio in cui mi hanno detto che non serve scrivere ti amo, eccetera, sulle bottiglie di acqua perché l'aiuto viene da Dio. Io ho ringraziato, ma ho continuato a farlo. Forse per Dio intendono il divino dentro di noi. Beh, è il discorso che hai fatto tu prima, no, Anna Maria? Cioè, sono dei passaggi. Chiaramente, se noi siamo esseri molto evoluti e di conseguenza la nostra maestria, abbiamo già la capacità di portarla a manifestazione, perché siamo luce manifesta, non c'è bisogno di nulla. Ma in questa scuola iniziatica che è la Terra, perché questo pianeta sappiamo che è una scuola. Chiaramente abbiamo anche da imparare cose. Allora queste stampelle non è che ci impediscono di progredire, ci portano a guarire, ma anche a livello animico, per poter lasciarle andare queste stampelle per poi dire chi siamo noi. Siamo noi i guaritori, siamo noi, ma dobbiamo avere sufficientemente forza e non sempre questa forza. Nell'umano vivere è così comune, io non la vedo così tanto manifestata. È ancora un cammino di conquiste, È penso un continuo anche lavoro su noi stessi, questo, cioè non è noi. Certo, così certo. automatico, quindi io credo che ci sia ancora bisogno. E Siamo. così come credo, avevo letto un messaggio prima proprio sul scrivere ti amo sull'acqua, Sì, no? adesso quello che ti ho letto prima. Ho Ecco, ma questo vale un po' come anche l'Oponopono, cioè Esatto. ognuno poi deve seguire ciò che sente più congeniale per sé, no? Cioè se uno, poi voglio dire, Masaru Emoto lo ha proprio dimostrato con le immagini, cioè quando ha reso l'acqua cristallizzata con un grazie, con un ti amo, venivano fuori I dei cristalli meravigliosi, bellissimi, armoniosi, certo. armoniosi, dicendo la parola ti odio, veniva fuori qualcosa di Disgregati. disgregato, di disarmonico, per cui l'immagine a volte vale più di mille parole, no? Certo, Per no, cui lì è soprattutto proprio dimostrato, quindi. certo. E Lì si va poi io proprio a vedere, credo no, che, l'energia cosa fa. no, La vibrazione assolutamente. energetica di una parola o di una emozione, insomma, produce effetti. Allora, quando noi diciamo ti amo, come ci sentiamo dentro? Quando diciamo la parola amore, ci sentiamo bene o ci sentiamo male? E io credo che dobbiamo seguire quello che, come dicevo, il nostro innato ci indica. Se ci sentiamo bene, secondo me scrivere un'etichetta, io sono pace, tutto il mondo in pace sull'acqua, lo fanno tante altre persone nel pianeta, secondo me fa bene. E difatti, Però guarda, abbiamo qua proprio un commento che ti leggo, Anna Maria che dice: io non mi sento per nulla, attenzione perché mi arrivano dei messaggi che mi fanno saltare, un attimo, siete un grande aiuto, grazie. Io non mi sento per nulla evoluta, forse devo avere più fiducia in me stessa. Ecco, in questa frase c'è proprio quello.
proseguimento di quello che tu hai appena detto, no? Quindi che, certo. Che le persone... E anche questo lavoro sull'autostima è molto importante, no? Anche attraverso questi strumenti, perché chiaramente se noi non comprendiamo chi siamo, ovviamente il sistema stesso cerca già di tenerci schiavi, e quindi anche la nostra autostima chiaramente si abbassa notevolmente. Quindi anche questo è uno strumento per riportarci a valorizzare ciò che davvero siamo. Esseri divini, questa è la meraviglia. Scrivono, nasce sempre la domanda perché non rivolgersi direttamente e lasciar fare al divino che ci abita, invece di metodi esterni come l'acqua, trovare la bottiglia, insomma, eccetera. Allora, qui c'è una grande differenza di approccio, no? È un po' come il concetto delle religioni, della preghiera, per esempio, no? Sì. Lascio fare al divino, io faccio una preghiera, non perché io sia contraria al metodo, però c'è una grossissima e abissale differenza, perché ad esempio le religioni ci hanno insegnato che Dio è esterno a noi e noi per rivolgerci al divino dobbiamo passare attraverso un tramite. In questo caso la modalità cambia completamente. Noi non stiamo chiedendo al divino che è fuori di noi, chiediamo al divino che è dentro di noi, è diverso. Se io mi affido sempre a qualcuno di esterno, perché se comunque dico io mi affido al divino, ma il divino lo mettiamo sempre fuori di noi, è una modalità completamente diversa. Perché queste guide ci indicano invece di utilizzare questi metodi? Per farci capire che siamo noi i creatori. Infatti, pensando anche all'uso dell'acqua, è vero che usiamo l'acqua, ma non dimenticatevi che ho detto siamo noi che osserviamo e interagiamo. Se io metto una bottiglia d'acqua su un cerchio nel grano, ma non faccio questa operazione di creazione e quindi di mio pensiero che viene orientato a un'intenzione precisa in quello che voglio ottenere, non accade questo miracolo. Quindi comprendete che è il nostro sé che viene messo in azione. Quindi va benissimo rivolgersi al divino, ma non esterno a noi, ma dentro di noi. Ne cambia completamente la visione. Non so se è chiaro questo. Direi che è molto chiaro. Stavo guardando un po' di commenti dei nostri amici, sì. E sto prendendo sia da YouTube che da Focus, scusate, da Facebook. Ad esempio, cioè, Maurizio dice: i potenti di questa terra non vogliono tutto questo, purtroppo. Assolutamente no. Lui prima ha scritto: attendo con fiducia il regno di Gesù e quindi la nuova terra dove l'amore e la pace saranno l'energia che muove il tutto. Ecco. Questo assolutamente, certo. Stavo guardando ancora, va bene, sono tante domande sull'acqua, ecco. Ecco. Ho visto che una persona che in viaggio... C'era un messaggio di una persona che è venuta in un viaggio. Sì, ecco, ho letto quello, sì, questo era prima, di una persona che tu gli hai fatto ricordare. Sì, un viaggio, che avete viaggio fatto con me, ma non ho letto chi era. Per cui ecco, buonasera, mi riporta al viaggio di circa 4 anni fa, proprio con Anna Maria in Inghilterra, dove siamo entrati proprio all'interno di un cerchio del grano. Un'esperienza che non si abbandona più. Adesso vado a guardare chi è che ha scritto questo, perché di qua sulla piattaforma non riesco a leggere i nomi, abbiate pazienza, ma facciamo un pochino di ginnastica, un po' di zapping, un po' di qua, un po' di là, ecco, vedo.
Allora, vediamo un po' chi ha scritto, ma secondo Anna Maria, se uno di questi stampi, va bene, questo l'abbiamo già visto, vediamo un po' se riesco a riprendere questi commenti, perché non me li lascia vedere qua, non riesco a vedere il nome, comunque qualcuno che è venuto con te, Anna Maria. Viaggio, mi sarebbe piaciuto salutare, ma non sono Aspetta, riuscita. adesso lo vediamo, forse riesco a riprendere, eccolo qua. Nasce sempre una sera. Ecco, Ivana. Ivana, Ivana. Ivana. Ivana Tettamanti. Ah, sì, certo. Ivana Carissima amica. Tettamanti. Certo. Carissima Ecco. amica che è venuta in Inghilterra, certo, abbiamo fatto una bellissima esperienza insieme, sì, guidati dalle nostre meravigliose e dei meravigliosi maestri, ecco, quindi è stato molto bello. Ero con Joe anche, per cui è stato proprio un viaggio meraviglioso. Ecco, Bello. Stefania Zuccheri dice: siamo in un periodo di grossa trasformazione. Come possiamo aumentare la nostra consapevolezza del sé superiore? Allora, io uso proprio gli strumenti che ripeto, che queste guide mi passano e ci sono anche proprio metodi che sono proprio da utilizzare per cercare di non prendere troppo su di noi tutta quella fognatura che ogni giorno ci viene scaricata addosso, perché purtroppo è così, no? Spesso siamo coinvolti da tutto quello che accade, siamo stati coinvolti in questi 2 anni, adesso purtroppo c'è anche la guerra, quindi dobbiamo cercare di non essere troppo trascinati dall'emotività, questo perché purtroppo spesso accade questo. E allora il cercare di rimanere alti nelle frequenze, il cercare di distrarci anche in qualcosa di positivo. A volte purtroppo la ricerca della cattiva notizia quotidiana diventa quasi un vizio, un'abitudine che però è anche nefasta, perché noi abbassiamo le nostre frequenze. Quindi noi abbiamo bisogno anche di rimanere più possibili. Non dico che allora bisogna ignorare quello che accade, perché neanche questo è il metodo giusto. Però cercare di rimanere un po' distaccati, sì, cercare di nutrire la nostra anima con qualcosa che ci faccia stare bene, questo è molto importante. Quindi questo ci aiuta ad andare avanti senza essere schiacciati dal peso di tutta questa informazione che non può farci stare bene. Perché, come dicevo prima, in questo modo noi nutriamo l'ombra. Se invece noi facciamo una meditazione, se facciamo qualcosa che non ci fa sentire impotenti, per esempio vi dico, tutti i giorni io alle 4 gli arcangeli mi hanno detto, procurati un mappamondo e tutti i giorni alle 4, visto che in tante parti della Terra, a orari differenti, ma in Italia è alle 4, per chi può. Per chi non può alle 4 va bene anche alle 9 di sera perché basta che faccia riferimento a quel momento in cui tante persone in unione di intenti si ritrovano per pensare proprio alla trasmutazione di tutto quello che vediamo che non va bene per portarlo ad un livello superiore. E proviamo già a immaginare com'è questa nuova terra. Quindi anziché focalizzarci sul negativo, ci focalizziamo su tutti i pensieri positivi di quello che vogliamo. Io, ad esempio, mi sono preparata attraverso le guide una marea di decreti da dire di tutti i tipi, oramai li dico automaticamente, ma proprio su tutto ciò che io vorrei vedere di bello nella nuova terra. Quindi loro dicono, se voi vi focalizzate su questo, agganciate un campo
estremamente superiore di frequenza, anziché essere abbassati da quella scatola nera che quotidianamente ci vomita addosso tutte queste informazioni così spaventose. Quindi è un modo proprio di rimanere alti, alti nelle nostre frequenze. Quindi questo io lo consiglio a tutti perché è molto importante. Venerdì proprio farò una serata su Radio Web 1111 e descriverò alcune tecniche proprio che si possono utilizzare, che sono proprio quelle di cancellare il passato. Ecco, non possiamo fare qualcosa qua adesso, questa sera? Vogliamo dare qualcosa ai nostri amici, qualche tecnica? Ma il concetto è quello di allora, è un insegnamento che gli arcangeli mi hanno dato diversi anni fa, che paradossalmente sembra qualcosa di assurdo, perché il lavoro è cancellare il passato per costruire il futuro. Allora, il concetto è che in realtà passato e futuro non esistono, la concezione del tempo noi l'abbiamo, ma noi viviamo un eterno presente. Questa è la vera realtà. Allora, cosa vuol dire cancellare il passato per costruire il futuro? Vuol dire che noi non abbiamo la visione né del passato, perché certe situazioni non le abbiamo vissute, magari, non so, le guerre della storia non le abbiamo vissute, il futuro non l'abbiamo ancora. Di conseguenza, loro dicono di entrare nelle linee temporali. E quindi, anche se noi non abbiamo vissuto un certo passato, cercare di visualizzarlo per poi trasmutare in positivo. Perché questo? Perché normalmente ci sono sempre cicli e ricicli della storia dell'umanità e tutto si alterna sempre, no? Una civiltà è all'apice, poi decade, poi risale una civiltà, poi decade. C'è tutto, perché rientra il karma collettivo oltre che il nostro karma personale. Allora loro dicono, per determinate persone che hanno capacità creative, quest'entrare nel passato fa sì che determini un miglioramento nel futuro, perché è come se creassimo un presente che porta a un'informazione positiva per il futuro. Quindi è un lavoro che apparentemente può sembrare difficile, ma in realtà è già contenuto nel libro I nuovi cerchi nel grano, metodi per la medicina per l'anima. Medicina per l'anima. E già nel decreto c'è proprio che anche per una patologia, per esempio, io prima devo tirar fuori le mie paure, le mie credenze, i miei limiti, li devo visualizzare, li devo vivere, li devo proprio vedere per poi trasmutarli e riscrivere sopra una nuova realtà. Il concetto è analogamente questo, no? Quindi il fatto di cominciare a vedere qualcosa già della nuova terra è qualcosa che ci porta ad avere un po' come il concetto di dire ti amo, amore, verità, etica, giustizia, cioè tutte parole, siccome la parola ha un grande potere, allora se noi diciamo queste parole pensando al futuro che non c'è ancora, ma noi creiamo nel presente qualcosa che modificherà il futuro, proprio perché siamo creativi. Se invece noi rimaniamo incollati a ciò che il sistema quotidianamente ci inonda, chiaramente la nostra frequenza prima di tutto si abbassa e non abbiamo la capacità di vedere qualcosa di positivo, perché siamo costantemente nelle difensive da tutto ciò che accade. Se invece noi cominciamo
a sentire che possiamo fare qualcosa, perché soprattutto in unione di intenti, ecco perché vi dicevo, trovarsi un momento comune nel fare qualcosa per la nuova terra, perché questo ci toglie dal senso di impotenza, di essere soltanto coloro che subiscono la situazione, ma prendiamo invece noi in mano il timone della nostra barca, perché la portiamo verso la direzione che noi vorremmo. Questo a me, ad esempio, dà una sensazione estremamente positiva, e sono convinta che sia qualcosa che possa fare veramente molto bene. Questo che cosa fa oltretutto? Che si creino forme pensiero, si creino egregore su cui altri possono attingere. Se noi rimaniamo sulla sofferenza, come possiamo attingere a un campo di consapevolezza, di trasmutazione, se c'è solo paura, difesa, terrore di quello che ci accade? Cioè, è veramente molto importante pensare che noi possiamo davvero fare la differenza, fare qualcosa per le nostre vite, pensando proprio a questo passaggio, a questa nuova terra che peraltro è già visibile. Cioè, gli arcangeli già da anni vi dicono che è in formazione. Poi qualche tempo fa ho sentito la Giuliana Conforto, nostra che presto verrà nel salotto. Già visibile, lei ci dice che la nuova terra è già visibile come un grande embrione in formazione. Di conseguenza è fisica, e le sonde spaziali che rilevano una frequenza diversa da quella che noi percepiamo con gli occhi fisici, la vedono già, quindi esiste già. Allora, questo passaggio nella nuova terra, come queste guide meravigliose che sono gli arcangeli, i maestri, ci dicono, avverrà, ma avverrà in che modo? In base alla nostra frequenza. A noi non è facile comprendere come passeremo questa nuova terra, no? In realtà le guide dicono che sarà semplice, perché semplicemente quando avremo innalzato queste frequenze, la terza dimensione ci respingerà, semplicemente. E quindi ecco perché è così importante rimanere in queste frequenze alte, cercando di portare proprio il massimo del beneficio nelle nostre azioni. E questo è proprio il tempo dell'unione di intenti. Io continuo proprio a insistere su questo punto, perché è un insegnamento che mi fu dato anni fa, relativo alle 12 porte della Gerusalemme celeste, su cui abbiamo scritto un libro con Gianmarco Bragadini, dove gli arcangeli hanno spiegato che cosa rappresentano. Adesso non entro in merito perché sarebbe troppo complesso, però queste 12 porte, chiaramente Gerusalemme non è una città fisica, certo, è chiaramente simbolica, rappresentano il nostro corpo cristallino. Infatti nell'Apocalisse viene proprio spiegato che ogni porta ha un cristallo, e la 12ª porta, prima di arrivare alla grazia divina, che è la 13ª, è rappresentata dall'unione di intenti. E gli arcangeli mi dissero, ma è chiusa con una doppia serratura, è la più difficile da superare. Ed è proprio così. Quindi oggi c'è veramente una grande necessità di trovare le affinità elettive nei nostri fratelli, nelle nostre sorelle, e unire gli intenti, perché per arrivare a quest'ultima porta necessita proprio unire. Sarà molto bisogno.
ci sarà molto bisogno, anche perché nessuno lo potrà fare al nostro posto. No, assolutamente no. Nessuno potrà fare al nostro posto. Quindi, come scrivono anche dei nostri amici, qui cioè, dobbiamo entrare in quel tipo di consapevolezza e di coscienza. È così. Sì. Senti, io concluderei perché ho visto anche lei, abbiamo un po' risposto, io ho guardato domande sia su Facebook che su YouTube, ma potremmo rispondere, visto che abbiamo parlato dei cerchi del grano, abbiamo parlato della nostra realtà italiana, la nostra amica o amico scrive, ma in Italia ci sono cerchi del grano? Dove sono? Quanti ne abbiamo? Tutti gli anni ne arrivano in varie parti d'Italia, chiaramente, perché ad esempio ne arrivano molti in Inghilterra. Allora, a parte la città degli angeli, c'è il luogo degli angeli, England vuol dire proprio luogo degli angeli, ma perché ci sono spazi in cui loro possono realizzarli. In Italia ci sono meno campi in confronto, quindi ci sono meno spazi per poter essere realizzati, però dove ci sono vengono realizzati. Come vi dicevo nell'ultimo mio libro, parecchi sono italiani, quindi molti sono in Piemonte, ad esempio nella zona dell'Astigiano se ne sono manifestati parecchi. Anche fuori Torino ne abbiamo. Poirino, mi ricordo. Poirino, è stato. A Poirino, più volte, poi al sud, centro Italia, Sabaudia, in Sardegna. Quindi dove ci sono degli spazi dove questi nostri fratelli hanno possibilità di realizzare, chiaramente li realizzano, certo. Ecco, allora vedo che ci ringraziano i nostri amici e allora noi anche ringraziamo te. Ma poi cioè, abbiamo ancora tante cose di cui parlare, Anna Maria. Quindi faremo un altro salotto, parleremo anche della Maddalena, di quella che questo libro che tu hai scritto. Insomma, avremo modo di riprendere in mano il discorso dei cerchi e anche di andare oltre a questo argomento per poter spaziare con quelle che sono appunto le tue esperienze e anche tu con i tuoi insegnamenti e le tue informazioni straordinarie. Grazie. Allora, chiedo tanti grazie. Allora ti rinnovo anch'io il mio ringraziamento, cara Anna Maria, anche a nome di Enrico Valentini e di tutti quanti i nostri amici che sono stati tanti, ci hanno seguito, a cui io do appuntamento al prossimo salotto di Anna. Mercoledì prossimo avremo la cara amica Anna Givaudan che viene a trovarci, la cara Anna, e quindi mi raccomando, non mancate, vi aspetto. Un caro saluto a tutti, ancora grazie ancora a te, cara Anna Maria, in modo particolare. Grazie a te dell'invito, grazie a tutti gli ascoltatori.